Carissimo, 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 sono contento di vederti. Ah, come sono riposato. Come dici? Come dici? Dicevi che russavo? Impossibile, io non russo mai. Dovrei anche rimproverarti per le brutte paroline che mi hai detto questa notte, sai, non dovevi parlare così. Ma d'altronde io sono buono, ci ho dormito sopra. Ah, davvero? Si vede che ho dormito sopra? Ma certo, sono contento. E proprio sei stato bravissimo. Dopo sei stato zitto anche tu. Bravo, bravo, bravo. Benissimo, bello, 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 bello. Dottor Book? Scusi, ma con chi sta parlando? Ah, ciao, caro. Oh, signora Matita, signora Matita, benvenuta. Come dice? Anche lei? È un pezzo che non le faccio la punta? Beh, certo, la punta non gliela posso fare. Lei si è lamentata l'ultima volta che si consumava troppo, quindi mi sono un po' limitato nel farle la punta. Dottor Book? Buongiorno, dottor Book, buongiorno, amici. Buongiorno, guardi che dobbiamo iniziare la nostra trasmissione. Ma dobbiamo iniziare la trasmissione, quindi ma scusi, ma con chi stava parlando? Me lo vuole dire? Ma perché non si sono arrivata, ho sentito chi stava parlando. Ma mi sono guardata attorno. E non c'era nessuno, ho guardato sotto il tavolo, non c'era nessuno, ma ho guardato fra gli scaffali e non c'era nessuno. Ma cara Miss Page, stavo parlando col mio cuscinetto. Ah, lei parla con il cuscino? Sì, anche non solo con il cuscino, ma anche con la matita, come vede. Senta, dottor Book, sa che io sono molto gentile con lei. Se si sente non tanto bene, se ha bisogno di un po' di riposo, non si preoccupi, non si preoccupi. Porterò avanti io la trasmissione, Miss Page. Caro bicchierino, come fai? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Bicchierino, cosa hai detto? Che qualche volta ti vedo mezzo pieno e qualche volta ti mezzo vuoto, ti vedo, ma insomma dipende un po' dalle giornate. Scusi, dottor Book, magari il bicchierino, come lo chiama lei, starà benissimo. Forse lei che oggi è un po' stanco, la vedo un po' affaticato, perché dal momento che sta parlando con il cuscino, con il bicchierino e con la matitina, scusi, dottor Book. Non si preoccupi, Miss Page, non si preoccupi, l'arcano sarà svelato subito dopo la nostra sigla. Oh, mamma mia, vedo un gattaccio! Oh, che paura, resto di ghiaccio! Topino, scappa, quello ti pappa! Bene, il topino se l'è cavata! Ma tu mi ciondo, che gran bravata! Non si spaventano così i topini! Sono così teneri, così carini! Quanto papparseli non è elegante! Anzi, diciamolo, è bruttissimo! E se un bel giorno toccassi a te? Se ti pappassero come un bignè! Forza, ti ho detto, mollo il sorcetto! Ti verso il latte, so che ti piace! Purché i topini li lasci in pace! E quando tutto l'avrai bevuto? Dirò la storia di un gatto astuto! Che sta in montagna fra gli orsi e i lupi! Non si sogna di mangiar topi. Perché la favola sembra una festa? Te la leggiamo una riga a testa. Drizza le orecchie, stai zitto e ascolta. Così comincia. C'era una volta. Oh, bellissimo. Allora, dottor Book. Cuscinetto. Cuscinetto. Dottor Book. Mi chiarisca un pochino le idee. Devo schiarire le idee? Sì, mi schiarisca un po' le idee. Ma dottor Book, ma che cosa sta facendo? Niente, lei mi ha detto. Mi lasci stare, dottor Book. Mi scusi, lei mi ha detto mi schiarisca le idee. Io sono pronta, schiarisco un po' le idee, vediamo un po' come fa. Senta, veniamo al dunque. Ah, sì, mi dà l'indirizzo? Di che cosa, scusi? Lei mi ha detto veniamo al dunque. Veniamo al nocciolo della questione, dottor Book. Al nocciolo della questione. Al nocciolo della questione. Ma che cosa stava facendo? In parole povere. Che disgrazia! Che disgrazia! Ma che cosa è successo? Mi fanno pena! Si sono finito, Ma dottor Book, che cos'è successo? Ma perché? Lei mi ha detto parole povere! Sì. Ma sono così povere queste parole, ma così povere, che a un certo punto dobbiamo, scriviamole in maiuscolo, belle grandi, mettiamoci un accento in più, chiarichiamo un po' le parole, sennò diventano, povere diventano. Dottor Book, non mi faccia impazzire, mi ci rispieghi che cosa stava facendo? Ah, niente. Ma che cosa le è successo oggi, dottor Book? Me lo dica, allora, me lo dica, prima stavo parlando con questo cuscino. Sì. Il mio cuscinetto, ciao. Magari ha dato anche un nome, lei? Con la matita. Scusi, ha dato anche un nome al suo cuscino? Morfeo, perché mi concilia il sonno. Sì, Morfeo, lei non ha grossi problemi, lei dorme sempre tranquillamente. Si sente bene? No, lei russa. Ho un sonno profondo, ma ho le canoppie sempre bene aperte. Le canoppie? Le canoppie, il naso. Le canoppie, vabbè, il naso. Le sue canoppie.
Ma scusi, è quello lei parla con Morfeo? Poi? Ho parlato con la... Sì, perché? Sì. Deve sapere, cara Miss Page, che gli oggetti ci possono narrare delle storie. Oh, bisogna saperli ascoltare. E il suo bicchierino che cosa le diceva, scusi? Il mio bicchierino mi diceva sempre, mi lascia mezzo pieno o mezzo vuoto. Guardi, dottor Book, io sono senza parole. Meno male, perché le parole oggi ce le hanno loro, gli oggetti. E, guarda caso, abbiamo proprio pronti per voi due racconti, amici ed amiche. E il primo si chiama addirittura Il bicchiere. Un giorno un bicchiere mi ha detto: Enzo, posso farti una domanda? Ho scritto un bicchiere, ma non era un bicchiere qualunque. Era il mio bicchiere, il bicchiere dei puffi, quello che uso sempre a merenda per bere la limonata. Dimmi, gli ho risposto. Ma io sono mezzo pieno o mezzo vuoto? E avevo una vocina così triste. Beh, ho risposto, mezzo pieno. Se vuoi ti riempio del tutto. No, no. In ogni caso, finisce sempre allo stesso modo. Bevi la tua limonata, mi lavi e mi riponi nella credenza. Vuoto. Beh, è normale, no? Sì, sì. Ma è così triste. Ho riflettuto. Che cosa potevo fare per lui? Trovato. L'ho riempito di sabbia di diversi colori. 5 strati. Giallo, blu, verde, arancione e giallo. Magnifico. L'ho posato sul tavolo in salone. Sei contento? Ho chiesto. Sì. Ha risposto non molto convinto. A un certo punto ho visto che si agitava. Mi prude. Ok, l'ho svuotato e pulito. Ci ho pensato ancora. E mi è venuta un'altra idea. Vi ho colato dentro della cera profumata. Ho aggiunto uno stoppino e ho acceso. Ecco una candela all'essenza di arancia. Ti piace? Ho domandato. Oh sì. Ha risposto, ma 2 minuti più tardi lo sentivo lamentarsi. Brucio. L'ho svuotato, pulito. A corto di idee, l'ho semplicemente riempito d'acqua e l'ho portato sul davanzale della finestra all'esterno perché potesse guardare il paesaggio. Quel giorno ho aperto la finestra più volte e ho domandato: tutto bene? Sì, sì, è formidabile. Qui mi sento così bene ed è una così bella giornata. Ero contento per lui, ovviamente, e poi non ci ho più pensato. 2 giorni dopo l'ho visto sul davanzale, vuoto, turbato, l'aria sciupata. Veloce, volevo prenderlo, volevo lavarlo, ma mi ha fermato. No, lasciami, guarda bene. Sarò sempre pieno d'ora in poi. Ho guardato e ho visto 3 formiche sul fondo del bicchiere. Stavano bevendo una goccia di rugiada. Ho capito, ho riposto il bicchiere al sole e ho chiuso la finestra. E questo è uno dei racconti che ci dice come i nostri amici possano parlare, i nostri amici oggetti. Ma c'è anche un oggetto, anzi un complemento di arredamento che ci piace moltissimo. A lei in modo particolare, vero dottor Book? Ed è il letto. Un giorno, in realtà era notte, il mio letto mi ha detto: pronto? Decollo fra un minuto. Ho grugnito. Ma ti sembra normale svegliarmi alle 2 di notte? Ma non stavi dormendo! Mi ha risposto, era vero, stavo parlando al mio cuscino. Così, com'è questa storia del decollo? Ho domandato sbadigliando. Il nostro piccolo volo notturno, come al solito. Cioè? Ma lo sai, il nostro primo piccolo volo notturno nel paese dei sogni. Dai, stendi bene le coperte e tieniti forte. La persiana si è sollevata bruscamente. I battenti si sono aperti da soli. Il letto si è mosso, sollevato dal suolo ed è passato per la finestra. Raggiunta una certa altitudine, a gran velocità abbiamo superato i tetti della città e addirittura le torri del castello. Vedevo le auto circolare, i fanali accesi, le chiatte sul fiume, le luci della festa del paese. Era bellissimo. E poi più niente. Solo del grigio, della nebbia attorno a me. Ehi, che cosa succede? Ho chiesto. Siamo entrati dentro una nuvola? No, mi spiace, siamo entrati in un incubo. E da quel momento
È stato un inferno, delle grida terrificanti, dei corvi furiosi mi hanno afferrato e scaraventato nel vuoto. Ho cominciato a urlare, il suolo si avvicinava, ci stavamo per schiantare sui rottami contorti della discarica municipale. Spaventato, chiuso gli occhi e mi sono addormentato. Sì, non so come sia accaduto, ma sono piombato in un sonno profondo. È il letto che mi ha svegliato più tardi. Con una voce preoccupata mi ha chiesto: e come va, Enzo? Male, ho fatto un incubo. Ah sì? Non fare l'innocente, è colpa tua, ho gridato. Colpa mia? Chi mi ha fatto volare sopra la città? Hai sognato come se io potessi decollare. Non sono un aereo. Ma sei tu che mi hai detto che uscivamo tutte le notti, ho ringhiato. Hai sognato, ti assicuro. Non ho sognato, ho fatto un incubo. Ti sei persino scusato quando ci siamo finiti dentro, mi ricordo bene. Il letto non ha risposto. Ha solamente sospirato. Sì, sì, l'ho sentito. È tutta colpa mia. Ha detto una vocina sopra la mia testa. L'ho riconosciuto. Era il mio cuscino. Non ho verificato le previsioni meteo dei sogni. Ha proseguito. Chiacchieravo con te, me ne sono scordato. Le previsioni meteo dei sogni, ho esclamato. Sì, ogni notte prima di prendere il volo si deve controllare che le previsioni non annuncino possibili incubi. E ieri sera... Ah sì, vi siete dimenticati e ho rischiato di fracassarmi su un ammasso di ferraglia. Sì, ma sono riuscito ad acchiapparti e siamo ritornati sani e salvi a casa. Non ho detto nulla. La porta della camera si stava aprendo. Era mia madre. Si è fermata a 2 metri dal letto, sopracciglia corrugate. L'ha fissato un momento. Hai spostato il letto? No, ho borbottato. Strano, ieri sera era addossato al muro e si è avvicinato. L'ha poi squadrato con occhio critico. In ogni caso, è troppo piccolo ormai. Sei cresciuto, Enzo. Credo sia il caso di cambiarlo. Ne troveremo uno al mercato delle pulci. Ma niente affatto! E perché? Non ho risposto subito. Mi sono steso sul letto, ho posato la testa sul cuscino e poi, a voce bassa, ho mormorato: in un altro letto farei degli incubi. Ah sì, stanne certo! Hanno detto in coro il letto e il cuscino, ma li ho sentiti solo io. E questo era uno dei tanti racconti di storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni di Bernard Friot con le illustrazioni di Silvia Bonanni. Oh, bene, dottor Book, dica. Lo sa questo che cos'è? Questo... Lo sa che cos'è? Questo è un mattarello, No, è un mattarellino. E che cosa serve il mattarellino, dottor Book? Mi dica Penso che serve per stendere la pasta. Non solo, dottor Book. E questo mattarellino serve, stia attento, a darlo in testa a dottor Book se non si comporta bene. No, mi scusi. Direi a questo punto che è giunto il momento di passare al nostro servizio. Ed esattamente forbici, carta e fantasia. Dottor Book? Mi dica. È pronto? Sono prontissimo. Devo farle una domanda molto difficile. Che non sia troppo difficile. Stia attentissimo. Devo stare molto attento. Mi dica. Che cos'è questo? Allora, Si concentri! Mi devo concentrare ancora di più! Che cos'è questo? Guardi bene! Allora, questo... Sì? È un cartoncino. Sì. Ok, va bene. E dopo? Di colore bianco. Riproviamo, dottor Book, con una cosa un po' più semplice. E questo? Che cos'è questo? Questo lo so! Guardi! Che cos'è questo? Si stia ferma adesso! Sì. Beh, questo è un nastrino bianco, certo. Semplicissimo come si vede, no? Questo? Perché si è fatto male qualcuno? Un po' di cotone, non so, si è fatto male qualcuno, bisogna mettere la puntura. Dottor Book? Allora, lei mi ha detto un cartoncino, un nastrino e mi ha detto anche un... po' di cotone. Un batuffolo di cotone. A che cosa serviranno questi 3 elementi, dottor Book? Si concentri. Vogliamo svelare l'arcano? Ebbene sì, con questi 3 elementi, cari signori e care signore,
la nostra amica Paola, che vogliamo salutare prima di tutto. Ciao Paola. Salve. Farà qualcosa di bellissimo per tutti i bambini e che è inerente anche un po' con la lettura, d'accordo? Eh sì, Paola? Eh sì, certamente. Allora, andiamo a fare tutti insieme un piccolo segnalibro. Noi lo vediamo già pronto. Sì. Ma insieme potremmo andare ad eseguirlo. Stia attento, dottor Book. Deve imparare molte cose. Come abbiamo detto, serve il nastrino, e ce l'abbiamo qui, il cartoncino bianco e un po' di cotone. Andiamo subito a disegnare i pezzi che serviranno a comporre il nostro coniglietto. Prendiamo un pennarello nero. E ci serviranno per fare queste cose, chiaramente, per fortuna Mrs. Page è abilissima, un pennarello, se volete una matita, e chiaramente le forbici con la punta arrotondata e la colla. Facciamo prima il corpo del nostro coniglietto. Un bel corpicino, le belle zampette, con un tappo di bottiglia andiamo a fare due piccoli cerchi. Due piccoli cerchi, dottor Book. Uno e un due. A che cosa serviranno quei due cerchi? Non riesco neanche a immaginarlo. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. E poi andiamo a fare le nostre orecchie. Quindi disegniamo un orecchio e disegniamo anche l'altro, magari piegato. Ora facciamo un altro piccolo cerchio, che ci servirà per fare la base della nostra piccola coda. Andiamo adesso a tagliare i pezzi che abbiamo disegnato. Per i bambini più piccoli, diciamo, fatevi aiutare dalla mamma, dal papà, dal nonno. Da dottor Book, forse meglio di no. No, forse Miss Page, no, non è il caso. Dottor Book, piano piano, ma con le punte arrotondate i bambini sono bravissimi. Una volta tagliati tutti i pezzi, ci troveremo in questa situazione. Prendiamo le nostre orecchie e cominciamo a mettere un po' di colla solo nella parte bassa. Quindi un goccino di colla, eh? Non troppa, tutto. Il vasetto, no. No, non è il caso. E un altro po' anche in questa. Appiccicate le dita. Ora mettiamo la nostra testolina e andiamo ad incollarla proprio sulle orecchie. Con il cotone che avevamo ne prendiamo un piccolo pezzettino, facciamo con le nostre mani una magia. Magia, ecco, cosa è successo? E otteniamo, con l'aiuto Mrs. Page e dottor Book, una piccola pallina che è la nostra coda. Abbiamo il nostro piccolo cerchiolino di cartone e andiamo a mettere un po' di colla. Sempre non troppa. E ora attacchiamo il nostro codino di cotone sul cerchiolino di colla. Cerchiamo di premere bene perché rimanga tutto bello attaccato. Abbiamo il nostro nastrino che servirà, come vedete, dottor Book,
No, per legare, per legare il dottor Buca, direi. Sì, 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 sì. No, non serve. Dobbiamo fare una cosa difficilissima. Forse per i bambini più piccoli ci sarà bisogno dell'aiuto di un fratellino più grande o di un Book. Forse anche per dottor Book, sì, forse. Però non dobbiamo dirglielo. Non avete considerazione delle vie possibili. Lei non ha sentito niente. Non ho sentito niente. Allora, si deve fare un piccolo fiocco. È capace di fare un piccolo fiocco? Certo. Come quello che si fa per le scarpe. Esatto. Dalla parte dove non si vedono le attaccature della colla, facciamo uscire il fiocco e attacchiamo invece il nastrino più lungo proprio vicino alle orecchie. Sempre poca colla e attacchiamo. Ora abbiamo la nostra testolina del coniglietto quasi pronta. Il nostro corpicino è qui. Prendiamo la nostra codina e andiamo ad applicarla sul sederino del nostro coniglietto. Beh, sì, direi di sì, no? Mettiamo un po' di colla. Sempre poca, dottor Book. E andiamo proprio ad applicarla nel posto giusto. Esatto. Ora andiamo ad applicare un po' di colla nella parte bassa della testolina. E prendiamo il nostro corpicino e andiamo proprio a far aderire la parte alta del corpicino dove abbiamo applicato la colla, questo piccolo coniglio con questo nastrino. Ma a cosa servirà? Amici, e adesso, secondo voi, a cosa servirà? E adesso possiamo prendere un libro. Qualunque libro. Un libro? Non è una vita. Un libro. E cominciare, ma forse a leggere subito no, ma via via che si legge, poi ci si dimentica dove si è arrivati. Ma noi avremo l'aiuto del nostro coniglietto che andrà a mettersi con il nastrino proprio nel punto dove noi siamo arrivati e ci farà da segnalibro. Voilà! Basta, 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 basta! Non ne posso più! Non ne posso più di questa maleducazione diffusa dappertutto, dottor Book! Ma cosa le è successo, Miss Page? Non ne posso più! Guardi, veramente, guardi, ero per la strada, sa? Ad un certo punto, stavo camminando così, ad un certo punto un energumeno aveva l'iPhone in mano e mi è venuto addosso perché continuava a guardare il telefonino e vabbè, non mi ha guardato, sai? E poi vuole che le racconto anche un'altra cosa? Sì. Le racconto anche un'altra cosa, dottor Book. Ero in autobus, un autobus pieno di tanta gente. Nessuno si è alzato per darmi il posto. Nessuno. Questa è una scortesia, vista l'età. Grazie per il complimento. Gentilissimo, come sempre, sa, dottor Book. Allora, che cosa mi dice lei? Qualche volta il mondo non è come lo vorremmo sempre. E c'è un po' di maleducazione dappertutto. Sì. E anche i nostri amici e le nostre amiche qualche volta non devono talvolta seguire gli aspetti negativi degli adulti, ma devono trovare e seguire invece le buone indicazioni, quelle che dicono le maestre, quelle che dicono i genitori. Ma è possibile che non esista una città in cui tutti siano felici e contenti, in cui tutti siano gentili, dottor Book? Esiste. E questa città si chiama Felicizia ed è la città dei bambini. Felicizia è una città speciale, fondata su due sentimenti da cui prende il nome, felicità e amicizia. I suoi cittadini si prendono cura gli uni degli altri. Ciascuno tratta il prossimo come vorrebbe essere trattato lui stesso e nessuno va a dormire con la pancia vuota.
A Felicizia ciò che desideri si avvera e ogni abitante, indipendentemente dal colore, degli occhi, della pelle e degli abiti, è unico e prezioso. Tra le sue strade regna la giustizia e i conflitti trovano il modo per essere risolti pacificamente. Tra questi c'è anche Teodoro Doroteo, un abitante di Felicizia. E infatti, un bel giorno, il proprietario della grande fabbrica di giocattoli di Felicizia, Teodoro Doroteo, fece i conti e scoprì di essere il più ricco della città. Nessuno aveva più soldi di lui. Guardava continuamente i numeri annotati sui suoi libri contabili e si sentiva orgoglioso. Decise di dare una bella notizia ai suoi dipendenti. Arrivò nella sala dove gli operai lavoravano. C'era chi dipingeva di rosso le guance delle bambole, chi montava le ruote alle macchinine, chi cuciva la coda agli orsetti di peluche. Erano tutti molto indaffarati, ma Teodoro Doroteo non si sentì affatto soddisfatto. «Stringi meglio quelle viti!» disse all'operaio che lavorava i trenini elettrici. «Ma chi ti ha detto di dipingere le tazzine dei servizi da te di blu?» rimproverò un altro operaio. «Questa macchinina telecomandata dovrebbe essere molto più veloce!» Aveva parole sgarbate per tutti, nessuno escluso. A chi osava rispondere, lanciava occhiate severe dall'alto in basso. «Io sono il vostro capo, l'uomo più ricco di Felicizia!» ricordava. Teodoro Doroteo credeva di essere il più ricco della città e che questo lo rendesse anche il più intelligente. E così continuò a dare ordini a tutti, senza preoccuparsi neanche un po' di essere simpatico. Non diceva mai grazie o per favore, neppure per sbaglio, e credeva di essere l'unico a sapere come fare le cose. «I miei giochi sono i più amati dai bambini della città, ed è tutto merito mio!» Chi lavorava nella sua fabbrica cominciò a pensare che fosse proprio insopportabile. Ogni sera gli operai tornavano a casa e i loro bambini si accorgevano subito della tristezza che c'era sui loro volti. «Nessuno dovrebbe essere trattato male», dicevano le loro mamme e i loro papà che lavoravano nella fabbrica. Stufi di Teodoro, gli operai poco alla volta cominciarono ad andarsene. Ma Teodoro Doroteo non se ne preoccupava affatto. Ogni volta si stringeva nelle spalle e pensava... «Rimpiangeranno un capo intelligente e ricco come me!» Finì per ritrovarsi tutto solo nella grande fabbrica. Non c'era più nessun operaio a cucire peluche e a montare trenini elettrici. Teodoro scoprì di essere molto più bravo a dare ordini e consigli piuttosto che lavorare. Da solo non riusciva a mettere insieme neppure la più piccola delle macchinine. Non gli restò che chiudere la fabbrica. Presto non ci furono più giocattoli da vendere. Seduto alla sua grande scrivania, Teodoro Doroteo rifece i calcoli e scoprì di non essere l'uomo più ricco di Felicizia. Anzi, era diventato povero. Scoprì anche di essere diventato solo, perché era stato troppo occupato a essere antipatico per farsi degli amici. In fabbrica non c'era più niente da fare. Così cominciò ad andare al parco cittadino. Si sedeva su una panchina nel suo completo elegante e pensava quanto fosse infelice. I bambini di Felicizia, che erano al parco a giocare, lo riconobbero subito. «Guardate, c'è Teodoro Doroteo!» disse Nicole indicandolo. «Sembra proprio triste!» commentò Pablo. Ines e Samir proposero di scoprire che cosa fosse successo, così lo raggiunsero alla panchina. «Nessun operaio vuole più lavorare per me, così ho chiuso la fabbrica!» I bambini si dispiacquero molto e gli consigliarono di cercare subito un altro lavoro. «Forse non dirigerà più una fabbrica, ma sarà sempre meglio che disperarsi seduto su questa panchina», disse Nicole. E Teodoro Doroteo pensò che i bambini, dopo tutto, avevano ragione. Teodoro cominciò quel giorno stesso un nuovo lavoro come operaio in una grande fabbrica. Era l'ultimo arrivato e nessuno aveva bisogno dei suoi consigli. Anzi, era lui a chiederne spesso, con gentilezza, come gli avevano suggerito i bambini. «Non dimentichi mai di dire grazie e per piacere», si era raccomandata molto la piccola Ines. Teodoro Doroteo imparò la lezione e non trattò male più nessuno. Nella nuova fabbrica si fece tanti nuovi amici e divenne un operaio rispettato da tutti, capi e colleghi, fino al giorno in cui incontrò di nuovo i bambini al parco di Felicizia. E, bene, se volete sapere come termina una delle tante storie di questo volume,
vi consigliamo di leggere Felicizia, la città dei bambini. Tic tac, tic tac, tic tac. Dottor Book, il tempo è passato. È passato. E allora dobbiamo subito salutare i nostri amici che ci stanno guardando. E dobbiamo ringraziare anche chi ci ha accolto qui, la biblioteca di Grezzana e soprattutto la sua bibliotecaria, la Cinzia Boldrini, che Benissimo. È sempre così gentilissima. I nostri tecnici, che sono appunto Luca e Fabrizio. E allora per tutti voi, e qui finisce questo libretto. Finisce quello che abbiamo letto. Non più parole. E illustrazioni. Non più racconti. E conclusioni. Ma tanti libri. Resta da leggere. Sono centinaia. Anzi, diciamolo. Sono migliaia. Legge la sera. Legge al mattino. Sul tuo balcone. O nel giardino. Leggi col sole. O quando piove. Vecchie parole. O storie nuove. Ma è meglio leggere. In compagnia. Tu la tua frase. Ed io la mia. Un altro metodo. Miglior non c'è. Tu leggi a me. Io leggo a te. Alla prossima!